Nell'anticipo della seconda giornata di campionato il Mociano si conferma squadra da vertice, mentre il Montorio deve rimboccarsi le maniche per rimediare a questa battuta d'arresto casalinga. I padroni di casa si presentano al pubblico del Giampiero Pigliacelli al gran completo, mentre l'11 di Grillo deve fare a meno degli infortunati Beni e Melchiorre. La cronaca si apre al 17° con un gran tiro di Francia che dal limite dell'area di prima intenzione spedisce sopra la traversa. Al 23° si fa ancora notare l'11 giallorosso, con Francia servito perfettamente da Puglia. Solo verso la porta non riesce a sorprendere il giovane Merlini che salva in tuffo. L'azione più nitida per i padroni di casa si registra al 29° con Valbonesi che dal limite dell'area becca clamorosamente il palo. A sbloccare il risultato è Puglia al 39° che sull'out destro si infila nelle maglie della difesa giallonera e dopo aver controllato di piatto infila il gol dello 0-1. Dopo il rientro dagli spogliatoi la musica non cambia. Il Mociano dimostra di essere una squadra quadrata, mentre i padroni di casa subiscono un po' troppo, costruiscono poco e non danno l'impressione di poter raddrizzare le sorti del match. Le uniche azioni degne di nota si registrano al 48° con un tiro di Cicotello che a tu per tu con Merlini divora l'occasione per mettere subito la partita in discesa. Il Montorio risponde dopo solo 2 minuti con un tiro di Ruscioli che si conclude sopra la traversa. All'11° ancora un'occasione per il raddoppio mocianese. Puglia, solo indisturbato davanti alla porta, spedisce al lato mancando la sua personale doppietta. A concludere la giornata nera del Montorio è l'espulsione di Merlini per un fallo da ultimo uomo su Cicotello che stava per involarsi verso la porta sguarnita. È stata una partita difficile, su un campo difficile contro un ottimo avversario. Il primo tempo è stato abbastanza equilibrato, siamo stati bravi ad andare in vantaggio, l'abbiamo difeso. Nella seconda parte loro hanno rischiato molto e noi diciamo con delle ripartenze siamo stati molto molto pericolosi. Come complessivamente credo sia una vittoria meritata. E cosa non è andato oggi? Il risultato perché loro sono stati molto bravi, una squadra molto forte, una squadra quadrata. È mancato il risultato. Complimenti a loro perché sono stati bravi a approfittare di alcune nostre ingenuità e il rammarico nostro è quello di aver creato forse meno delle altre volte. Però posso anche dire che il palo di Valbonesi poteva sicuramente cambiare la partita.